5 punti in 3 partite imbattuti in quest'arco temporale con l'aggancio al terzo posto alla pari con Brindisi e Nardò in tasca, radiografia del Barletta nella settimana che porterà alla chiusura di quello che era stato ribattezzato il poker terribile, sfide in serie a Nocerina, a Casarano e a Fragolese prima del derby di domenica prossima al Fanuzzi di Brindisi. Nel 2-0 del Puttilli contro i Campani, firmato Pette e lo Iodice, si è presa la copertina una difesa ermetica arricchita dal ritorno di Visani dal primo minuto. Il mister gli dà sempre tanta fiducia, devo dire che sono dal punto di vista anche personale felice del ritorno in campo di Beppe Telera, che per noi è una presenza in questo spogliatoio fondamentale. Hanno risposto presente gli altri, questo la dice lunga sul fatto che in allenamento non molla mai niente nessuno. Dopo alcuni legni in serie è tornato al gol anche Nicola Lo Iodice, il giocatore di maggior qualità in organico. Erano 3-4 partite che non riuscivo a segnare, poi le ultime due partite ho preso due traverse, un palo, però ero tranquillo, sapevo che doveva arrivare, dovevo solo essere più tranquillo pure sotto porta e poi dai, è arrivato anche con una grande vittoria. Sono contento di questo. Le ultime due uscite stagionali a Casarano prima e contro la Fragolese poi hanno messo in mostra un Barletta elastico sul piano tattico, con la Vopa a ondeggiare tra mediane e tre quarti e un tridente offensivo leggero. Il fatto che stiamo optando per quello, devo dire la verità, è anche una questione di far necessità virtù, quindi i ragazzi stanno come sempre rispondendo alla grande. Può cambiare un calciatore piuttosto che un altro, però questi sono ragazzi che rispondono sempre presente. Prossima tappa, Brindisi, domenica alle 15, saranno di fronte due squadre a pari punti, 18 e accomunate dall'ambizione, e sulla panchina biancorossa, dopo il turno di squalifica, tornerà a sedere Francesco Farina. Barletta arriva sempre con grande fiducia perché sappiamo il nostro valore. Probabilmente all'inizio qualcuno ha sottovalutato il livello di questi ragazzi. Questi ragazzi non hanno nulla da invidiare, nemmeno alle squadre che erano state indicate all'inizio ai nastri di partenza, insomma. Quello che posso dire è che per noi la partita più importante è sempre la prossima, quindi prepareremo questa gara come abbiamo sempre fatto. Il mister sicuramente ci darà subito le indicazioni giuste.